Purtroppo la situazione per noi è già grave, perché mentre per direzione, diciamo, Trapani la corsia è stata chiusa da poco, noi dal 23 dicembre abbiamo la chiusura della corsia laterale e il restringimento del ponte, per cui soffriamo già da quasi 3 mesi, e 3 mesi non sono più 15 giorni senza avere nessuna risposta sulla relazione di Icaro e dei lavori che eventualmente si devono mettere per mettere il ponte in sicurezza. È una situazione davvero drammatica. Ormai noi personalmente abbiamo veramente pensato al peggio. Al peggio è, ripeto, è licenziamento e mandare delle persone a casa, perché dopo 3 mesi non si può continuare così. Io ho un calo stimato da tra il 60 e il 70% di fatturato, con 15 ragazzi e 15 grandi collaboratori. Non ho creato nessun tipo di panico verso i ragazzi, io ho dato tutte le rassicurazioni, perché comunque mi faccio carico economicamente, diciamo, del problema, del disagio, fino a quando ho le forze per poter sostenere questa difficoltà. Responsabilmente i ragazzi devono stare tranquilli e sereni. Logicamente chiedo un aiuto, stiamo chiedendo tutti oggi, stamattina e da tempo, un aiuto a tutte le autorità. Quotidianamente ci vogliono mediamente, come tempi di percorrenza, da 1 ora a 1 ora e 20 per fare un tratto che normalmente veniva percorso in 10-15 minuti. Ed è invivibile, perché si resta paralizzati, non si può organizzare un'attività lavorativa, un'attività privata, un'attività sociale, perché non puoi determinare un appuntamento, non puoi dare un orario, perché vai su strada e non sai se arriverai e quando arriverai. Oggi nasce il Comitato Ponte Corleone. Ha 2 obiettivi sostanzialmente, uno di breve termine, che è quello di proporre all'amministrazione in qualche modo delle soluzioni per superare le strettoie e quindi tornare alle 2 corsie. Riteniamo che si possa fare incolonnando i TIR, i mezzi pesanti, soltanto sulla corsia di destra. L'obiettivo di medio-lungo termine del comitato invece è quello di supportare l'amministrazione e in qualche modo di sorvegliare, tra virgolette, che le scadenze che verranno certamente date verranno fuori dalla relazione finale, o meglio, nella relazione finale probabilmente si dirà che il ponte ha bisogno di lavori di ristrutturazione, eccetera, eccetera, e questi andranno fatti sicuramente entro determinati termini. Noi intendiamo in qualche modo sorvegliare che questi termini vengano rispettati e soprattutto cercheremo con l'attuale amministrazione e anche con la nuova di trovare la strada per realizzare le bretelle. Mi auguro che questa riunione di stamattina e la costituzione di questo comitato possa servire da pungolo all'amministrazione, al commissario e a tutti coloro, al prefetto, a tutti coloro che possono dare una mano d'aiuto a risolvere questo problema ed evitare che si inneschi un meccanismo di macelleria sociale che a breve accadrà. Ovviamente non meno importante, ma anzi è prioritario ovviamente la sicurezza sul ponte. Nessuno di noi, nessuno dei commercianti, nessuno dei residenti ovviamente desidera avere un Genova bis, quindi fermo restando la sicurezza del ponte, quindi evitare che possa questo ponte crollare, se abbiamo questa sicurezza dobbiamo sicuramente essere incisivi affinché questa situazione volga al termine.